Inizialmente è stato come un treno preso in pieno. Queste critiche mi danno forza, quindi ringrazio anche chi mi critica perché mi sta facendo crescere. Spero che la facciano finita, spero che apprezzeranno me e comunque sia, è giusto, non si può piacere a tutti. Così la neoeletta Miss Italia, Alice Sabatini, risponde alle polemiche che le sono piombate addosso dopo quell'uscita poco felice «Vorrei vivere durante la Seconda Guerra Mondiale, tanto da donna il militare non l'avrei fatto», che l'ha subito messa a confronto con l'altra faccia della popolarità. Lì per lì non ho realizzato la frase che avevo detto, quindi data l'emozione non mi sono neanche resa conto dopo averla detta, perciò credo che sia ancora peggio. Durante la Fashion Week milanese, Alice fa da madrina per la sfilata di abiti sartoriali organizzata da Confartigianato Moda Italian Makers Village, il fuori expo del Made in Italy. Appoggio tutto l'artigianato perché comunque le cose fatte a mano mi piacciono moltissimo. E dopo un inizio di fuoco del suo anno da Miss, ha le idee più chiare su come userà la fascia di più bella d'Italia. Forse tutte queste critiche hanno infangato la mia semplicità e mi hanno fatto mostrare all'Italia in una maniera che non, diversa, cioè quella non sono io. Io sono una ragazza semplice come tutte e che ha voluto fare un concorso di bellezza e ha avuto la fortuna di vincere. Ora mi concentrerò perché vorrò fare l'attrice e successivamente però a settembre mi iscriverò all'università perché voglio laurearmi. In che cosa? Chimica e tecnologie farmaceutiche.